Sono ritenuti altamente inquinanti, per questo i depuratori di Trani e Molfetta sono stati sottoposti a sequestro preventivo con facoltà d'uso dalla magistratura tranese. I sigilli sono stati apposti dai militari della Capitaneria di Porto di Bari e dalla Guardia di Finanza di Barletta. I provvedimenti a firma del GIP Francesco Zecchillo obbligano i due comuni del nord barese a procedere nell'immediatezza al compimento dei lavori indispensabili per il regolare esercizio degli impianti. Nell'inchiesta sono indagate a vario titolo di diverse persone per i reati di danneggiamento delle acque pubbliche, getto pericoloso di cose, deturpamento di bellezze naturali e violazione delle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro. Per il depuratore di Molfetta viene contestata anche l'interruzione di un servizio di pubblica necessità, la frode nelle pubbliche forniture, la turbata libertà degli incanti. In quest'ultimo caso le indagini avrebbero pure rilevato il forte stato di degrado e abbandono del depuratore, che non riuscendo a garantire il trattamento delle acque reflue Ricevute, amalgama quelle in entrata nel processo depurativo e quelle scaricate in mare con il conseguente inquinamento del litorale. Un grosso danno non solo per l'ambiente ma anche per le casse del comune che alla società conduttrice paga un canone annuo di circa 170 mila euro. Per non parlare dell'erogazione di 2,7 milioni finalizzate alla realizzazione delle opere di adeguamento e ammodernamento che, secondo l'accusa, non sono mai state portate a termine e non risultano mai essere state collaudate. Non è escluso che già nelle prossime ore l'inchiesta possa arricchirsi di nuovi particolari.